Direi di iniziare, buonasera a tutti, grazie, grazie di essere intervenuti qui al centro oggi per questo inizio degli eventi diciamo legati alle festività natalizie che l'amministrazione ha organizzato, grazie al lavoro svolto dal capogruppo e delegato alla cultura Giuliana Melosini e all'assessore Mancineschi, che hanno curato il calendario degli eventi insieme anche alle varie associazioni che gravitano nel comune di Magliano in Toscana, che questi eventi sono resi possibili anche grazie al lavoro prestato volontariamente da queste persone. Questo chiaramente è molto importante per l'amministrazione, perché specialmente per un'amministrazione piccola come quella di Magliano, il lavoro dei volontari e degli appassionati qualsiasi tipo di materia che comunque riguarda la nostra cultura, riguarda le nostre tradizioni, è chiaramente per noi un valore aggiunto. Venendo oggi, Vittoriano ci parlerà del Palazzo dei Priori e penso, mi sembra di vedere anche di un'altra cosa, il Palazzo dei Priori, che vedete una rappresentazione nell'altra sala di questo centro che è stato realizzato da Fabrizio Damioni e che già l'anno scorso nonostante a maggio il comune era commissariato, però ho avuto il piacere di inaugurare insieme a loro in un piccolo incontro che fu fatto all'altro centro insieme anche al professor Biondi e ci fu l'occasione per parlare appunto del Palazzo dei Priori. Oggi ci sarà di nuovo questa cosa, credo anche con un video, e quindi vi auguro a tutti una piacevole serata. Io passo la parola un attimo a Doriana Melosini, capogruppo e delegato alla cultura, e poi dopo seguirà Vittoriano. Grazie, buonasera a tutti. Aggiungo due parole a quello che ha detto il sindaco, che è stato abbastanza esaustivo direi, per dire che tutti gli eventi da qui al 6 gennaio sono stati realizzati in maniera sobria, cercando di coinvolgere, e ci siamo riusciti perché abbiamo avuto la collaborazione di tantissima gente, ma non solo in Magliano, quindi non parliamo di Magliano, si parla del comune. Ho aderito volentieri a questa iniziativa dell'amministrazione comunale, pomeriggi al museo, per presentare il Palazzo del Podestà. C'è qui un nostro artista, Damioni Fabrizio, che ha portato il modellino del palazzo fatto in scala, un'opera perfetta. Però di questo palazzo parliamone da un punto di vista storico. Sappiamo poche cose. Le cose maggiori che abbiamo potuto apprendere su questo palazzo sono quelle contenute in una memoria del 1830 redatta dal gonfaloniere Faggi in occasione della causa che assegnò poi questo palazzo a danno della comunità maglianese a il Biondi Lorenzo, che era un amministratore dei marchesi Bentivoglio. Di questo palazzo quindi sappiamo che fu edificato nel 1425 dal Benassai, come dalla lapide che è sulla facciata. Si dice anche che sia stato più che costruito ex novo, rifatto su una struttura già esistente. Si legge che fu chiesta autorizzazione a Siena per fare un luogo dove si potevano riunire i priori, le personalità, dove tenere i consigli del comune, in quanto veniva sfruttata in quel periodo la chiesa di San Martino perché tutte le strutture della comunità erano state distrutte. Quindi siamo nel 1425. Il palazzo non era abitato come si è creduto fino a poco tempo fa dai podestà, ma era soltanto l'ufficio amministrativo del comune. Vi era difatti la prima sala superiore, grande, che era la sala consiliare, nella quale era presente un tabernacolo che veniva aperto. In questo tabernacolo nelle facciate vi erano le rappresentazioni centrale della Madonna e poi dei santi protettori del paese. E con questo tabernacolo aperto veniva prese le discussioni e le decisioni da parte dei consiglieri della comunità.
c'era una stanza accanto a questa che era l'ufficio, diciamo, la cancelleria. A piano terra vi erano altre due stanze. Una era l'armeria, quella più piccola invece era la stanza delle comandate. Le comandate cosa erano? Erano, diciamo, una specie di organizzazione locale, e in questa stanza venivano tenuti tutte le attrezzature necessarie per gli interventi sulle strade, per gli interventi di manutenzione del territorio. In quanto gli operai che venivano da fuori, mandati, perché non dimentichiamo che siamo sotto la Repubblica di Siena, è finito il periodo aldobrandesco, e che venivano mandati dalla Repubblica di Siena, potevano trovare nei singoli comuni gli attrezzi necessari per le lavorazioni. Il palazzo purtroppo ha avuto una vicenda storica non bella, in quanto occupato nel periodo che Magliano non era più comune, diciamo più sede podestarile, ma si può passare sotto i Lorena, sotto Scanzano, sotto Pitigliano, addirittura sotto Pereta per un periodo. Il palazzo venne un po' abbandonato e fu occupato dagli amministratori dei Bentivoglio, i quali poi in una causa iniziata nel 1823 e finita nel 1839 riuscirono ad acquisire la proprietà di questo palazzo. Questo palazzo che poi i Biondi vendiede nel 1854 insieme al terreno della campagna maglianese del cosiddetto Marchesato, che comprendeva San Bruzio, Banditella e altri locali e altro terreno della zona, fu venduto ai Vivarelli Colonna. Ecco che oggi abbiamo che la proprietà è una proprietà privata dei Vivarelli Colonna. Il palazzo da un punto di vista storico ha delle caratteristiche meravigliose, in quanto ci sono gli stemmi dei podestà che si sono succeduti nell'amministrazione del paese. C'è da notare una cosa, che purtroppo, lo ripeto proprio con rammarico questo, purtroppo i nostri stemmi finiscono. A un certo punto, al 1555, non ci sono più. Da lì in poi, perché Magliano diventò un feudo, il feudo dei Bentivoglio, e il paese non ebbe più il suo podestà, ma soltanto un feudatario che comandava e che faceva e dispaceva quello che voleva. Questo cosa ha portato? Ha portato che il palazzo, non essendo più sfruttato dalla comunità, come appunto vi dicevo, per una specie di usucapione cambiò proprietà, anche se non bisogna dimenticare una cosa. Durante il periodo napoleonico, Magliano, che in quel periodo fu costituito come comune, venne riutilizzato il Palazzo del Podestà come sede comunale.
però le cose sono andate ormai così e il palazzo non è più nella disponibilità dell'amministrazione comunale, ma è in mano appunto a privati. Si è parlato dei documenti che ci hanno permesso di determinare che il palazzo veniva usato come uffici. E questo documento è quello del 1830, la memoria del gonfaloniere Faggi per la causa. Gli altri documenti importanti che hanno permesso di capire che il Palazzo del Podestà non veniva usato come abitazione ma come ufficio sono gli inventari fra i vari passaggi degli amministratori dei Bentivoglio. Difatti in questi inventari si legge chiaramente e anche nelle planimetrie allegate che l'abitazione del Podestà era presso la casa del giusdicente, l'attuale, chiamiamola, fattoria dell'amministrazione Vivarelli Colonna, che era un piano meno di quella che è attualmente e che li ospitava nelle varie camere che ci aveva il Podestà, i suoi famigli, il balio per le carceri, perché accanto poi sotto sotterranei c'erano le carceri maschili e femminili. Comunque, oggi il Palazzo del Podestà si presenta ristrutturato. Prima era a pietra, però dice che andavano rintonacati ed è stato rintonacato. Gli stemmi facevano un altro effetto sulla pietra, certo fanno un effetto diverso sull'intonaco. Ora nel Palazzo del Podestà può vivere, c'è qui un fascicolo che vi verrà a disposizione di tutti gli intervenuti, che l'amministrazione comunale provvederà a farvi consegnare, dove potrete leggere tutta la storia del palazzo e per avere poi ulteriori ampliamento e ulteriori informazioni su questo palazzo uscirà fra breve il libro Castrum Malleanum, dove oltre questi documenti che vi sono stati consegnati ce ne sono altri molto più precisi, cioè tutti gli inventari, la memoria difensiva e quant'altro possa servire per meglio identificare questo Palazzo del Podestà. Rappresentante comunque di un gruppo di Navigazioni Popolari che abbiamo organizzato questa iniziativa insieme al mio cugino. Di solito ci occupiamo di cose un po' diverse, perché noi ci interessiamo di poesia, cultura contadina. Questa volta siamo andati un po' più sul mondo accademico, riproducendo, anzi lui che ha riprodotto il Palazzo dei Priori, e quindi ci siamo impegnati per questa cosa. Allora, intanto devo dire un ringraziamento, lo dico all'amministrazione pubblica perché ci ha concesso questo spazio, e devo dire che insomma nella festa di Magliana abbiamo un posto così. Grazie a tutti e ovviamente per noi amministrazione comunale è comunque un piacere aver patrocinato questo tipo di iniziativa, perché sia con Fabrizio che con Daniele ma anche con Vittoriano, loro sono un po' gli storici diciamo del paese e quindi ci fa molto piacere aver patrocinato questo evento. Tra l'altro una delle intenzioni dell'amministrazione comunale era quella nel futuro anche di ristrutturare completamente il nostro archivio storico, che oggi si trova in condizioni direi non belle. L'abbiamo fatto per quello che riguarda l'archivio contemporaneo, credo che siamo l'unico comune della provincia di Grosseto ad avere un archivio di quel genere, completamente ristrutturato, completamente a norma e quindi dove è facilmente consultabile. Anch'io ho organizzato la ricostruzione del palazzo, il modellino, che è veramente molto carino, molto, molto ben fatto, anche un lavoro proprio di Cesello, e si vede che allora la manualità, io vengo al mondo della scuola, ho fatto l'insegnante, poi il dirigente scolastico per vari anni, e so bene che non tutti hanno le stesse qualità e caratteristiche. Un esempio simile che è il palazzo del Podestà di Sovana. Ma mentre quest'ultimo ha subito rifacimenti in passato e restauri recenti, il Palazzo del Capitano di Magliano è rimasto sostanzialmente integro, con poche modifiche apportate nel tempo, soprattutto per la parte esterica del contrario. Però dai documenti ora vediamo che cosa succede.
Il territorio maremmano fu duramente colpito dalle conseguenze delle guerre quasi continue per tutta la metà del 400, soprattutto con i conti Orsini e Vitigliano, dalle carestie e dalle pestilenze che portarono allo spopolamento, a cui si aggiunse la malaria per l'abbandono e per l'estendersi delle paludi, specie nella pianura. Siena cercò di ripopolare i castelli maremmani concedendo privilegi, franchigie ed esenzioni, ma ciò ebbe effetti solo temporanei, senza incidere sulle cause profonde, e questo spiega una situazione continua di alti e bassi nell'andamento demografico delle comunità maremmane, compreso Magliano nel 400. Il Palazzo del Podestà di Magliano è uno dei pochi monumenti di carattere civile che si trova nella Maremma meridionale, quindi ha un'importanza non indifferente sia dal punto di vista storico che dal punto di vista della presenza architettonica. Conserva ancora numerosi stemmi dei capitani e podestà di Siena che Siena inviava a Magliano come capitani della Maremma di qua al fiume, cioè al di sotto dell'Ombro. La sua storia è interessante, fondato ai primi del 400, molto probabilmente negli anni 20 del 400, e quindi ha seguito poi le vicende di Magliano, passando poi alla comunità maglianese, cioè al comune di Magliano, e diventando sede del comune. È molto interessante ricordare che all'interno possedeva una bella immagine della Madonna chiusa da due sportelli su cui erano dipinti quattro santi protettori di Magliano e che veniva aperta durante le adunanze della comunità. Fabrizio Lamioni, sono nato a Magliano, ho la passione per il modellismo e come vedete qui mi trovo con due opere, una finita e una da terminare. Avendo la facoltà nelle mani di arte e manualità di quello che mi è stato donato, ho avuto l'idea di ricostruire in miniatura il podere dove abitavo. Attualmente ci troviamo davanti al podere in costruzione dell'ente Maremma, dove io ho vissuto per molti anni e lo sto quasi terminando. Invece alle mie spalle abbiamo il Palazzo dei Priori, già un altro modello da me costruito e già finito, che ho portato in esposizione a Magliano. Alle mie spalle ho anche le capanne dei Carbonai, dei Pastori, la fonte di Pereta, un macchinario per fare le ricerche idriche e geologiche. Questo è il Palazzo dei Priori che si trova a Magliano in Toscana, nel mio paese. Un giorno passando lì davanti mi piacque così tanto che feci alcune foto e mi venne l'idea di riprodurlo in miniatura, con tutte le sue particolarità, con le particolarità degli stemmi e delle cose interne. Adesso questo è finito, l'ho portato a diverse mostre e nella passione ho cominciato a costruire altre cose.